E adesso però vediamo se tutte quelle cose che sapete effettivamente poi nei fatti, cioè ci alleniamo? Sì. Vediamo, sì. E qui un po' di ansietta mi viene, va bene. Sono qui con Federico Zangheri, il dottor Lorenzo Caressa, per allenare la schiena. Abbiamo parlato di tante cose, adesso però vogliamo vedere i fatti. Io chiaramente non so niente e mi affido a voi che siete gli esperti. Quindi sono nelle vostre mani, più delle sue mani, sì, giusto? Sì, più, e lui più. Ok, perso. Siamo nelle tue mani, Federico. Vai. Oggi andiamo a colpire la schiena e successivamente un pochino anche di spalle. Partiamo da quello che... questa cosa non l'avevo capita. Scoprirei tante cose. Ciao. Partiamo da quello che è l'upper back, il centro schiena, con un low row, per poi passare a delle trazioni, quindi un movimento che il Don dovrà imparare, glielo insegneremo. Ah, non è so fare. Diciamo che, dopo vediamo. Okay. Che in cui ovviamente andremo a colpire il dorsale, soprattutto le fibre più basse. Successivamente passeremo a un T-bar, libero sempre. E successivamente infine andremo per un pull down, sempre per riprendere quello che è il dorsale. Successivamente andiamo su delle alzate laterali su panca 45 per le deltoide laterali e successivamente ancora per ultimo una shoulder press per le deltoide frontali. Mi sembri preparato? Successivamente bravo, ancora. Ok, perfetto. Facciamo vedere una cosa. Ok, prendiamo low row in questo caso con la presa un pochino più larga, proprio perché vogliamo colpire quello che è il centro della schiena. Quindi ci andiamo ad accingere a fare il movimento. E adesso è poco ancora, no? Giusto? Quindi dovevo pensare durante il movimento andare ad unire quelle che sono le scapole e appunto andremo ad attivare quelli che sono principalmente i trapezi e appunto il centro schiena, romboidi, e questo sarà il focus dell'esercizio. 8-10, quanto? Sì, ora ci avviciniamo un attimo. Okay, sì. Perfetto. Presa, stretta, sì, in basso. Esatto, basso. E dovresti cercare appunto non in quello che fai per il dorsale, quindi andare più basso possibile col gomito, sì, ma pensare a tirare con i gomiti un pochino più larghi e appunto verso il centro della tua schiena. Quindi dovresti avvicinare, esatto, okay, strizzi al massimo le scapole in mezzo. Ah, okay. Esatto. E un filino più vicino coi gomiti, leggermente, esatto. Ok. Ah, capito, ok, vabbè. Benissimo. E senti appunto strizzare in mezzo come se ti avessi una pallina. Esatto. Benissimo. Col petto pensi a spingere contro il cuscino. 11, basta. Ok, basta. Bestemmie no oggi. Secondo esercizio. Trazioni libere. Vediamo. Libere. Se costretto a farle, non più che libere. No, libere. Scherzo. Dai, ma facciamo che è meglio. Durante questo esercizio dovremo pensare principalmente ad andare ad aprirci con il pettorale man mano che saliamo. Questo perché ovviamente se saliamo e abbiamo le spalle chiuse, come si vede fare spesso dai calistenici, non so se hai... Sì, io l'ho fatto. Queste brutte persone. In quel caso lì, sì, faremo più ripetizioni, ma ovviamente non andremo ad attivare al massimo il dorso, che invece per appunto essere attivato al meglio ha bisogno di scapole che si avvicinano, si adducono. Lox,
Se ti sei laureato in nutrizione, pensa alla nutrizione, cioè non parlare di ambiti che... Scusa, si sa che bisogna superare, allora, la sbarra. Senti, comunque... Io metterei... Poi, cioè, ci riesce anche senza. Ah, così o così? No, no. Così. Così? Secondo me girato. Così. Perché hai più spazio per salire. Di ah, là okay. È... Così o così? Sì. Così. No, no. Ecco, solo che io devo proprio... No, no. Esatto, lì. Devo okay. Fare una cosa che non ho mai fatto in vita mia, sai? Cioè? Cioè, aprimi così indietro. Vado. No, ma anch'io adesso le faccio girare, cioè l'ho fatto la prima perché ah, non okay, mi ero reso conto sì, che okay. Di là è la... No, no, più indietro, con le mani. Più indietro? Sì, a metà tra prona e... Così? E supina. Più indietro con le mani. Ah. At home. Esercizio, dica. Abbiamo un T-bar libero anche qui. Non abbiamo il macchinario, ma ci accontentiamo di quello che è appunto un bilanciere vincolato. In questo esercizio andremo appunto ad allenare i dorsali, quindi con una presa più stretta. Dovremo fare attenzione appunto a far estendere l'omero verso il nostro fianco e quindi arriveremo fin lì e non oltre. No, così non indietro. Posizione orizzontale sì. Col busto e facciamo questo. Ok, carino, va bene. Ma il bilanciere conta, vero? No, cioè, non proprio un carico perché preciso. Perché è vincolato, ok. L'importante è proprio spaccarti i coglioni in maniera letterale. Tecnicamente così fa così. Ok. Allora, spiegami però. Vai. Arrivi proprio... Tiro su? Esatto, cioè, al massimo su. No, no, giù, giù. Con la, con la maniglia su. Ah, così? Esatto. E poi vai. Devo alzare i gomiti. Alza. Tipo sgomito indietro, così. Alza prima il bilanciere. Estendi prima meno. Ok. Gomito, arrivi al fianco. Non mi fa male la schiena? No. Devi, come in uno stacco, tenere la neutralità di schiena. Quindi tenere la... Ovviamente non ti vai giù con la schiena. Ok. Come in uno stacco, no? Sì, che lo faccio. Stacco. Ok. Okay. Vedi? Però anche un rematore, no? Okay. Non è che non lasci la schiena andare gobba. Esatto. Devi tenerla rigida, no? Ok, perfetto. Quindi deve rimanere... Schiena rigida e faccio così. Esatto. Okay. Deve mantenere la neutralità qua. Il lombare non deve sprofondare. Le scapole le tieni leggermente più vicino quando parti. Ok, faccio così. Non stai proprio pendoloni. Okay, perfetto. Però tendenzialmente la schiena deve essere dritta. Dritta, sempre okay. Neutra. Non deve né essere... Dimmi tu se sbaglio. Sì, non deve né essere così, okay. Né essere così. Perfetto, però i lombari in basso devo tenerli contratti. Sì. Dai. Vedi un po' più contatto. Questa cosa qui lo fanno con tipo 200 kg, non ha senso farlo? Quello è il classico cheating, okay. Quando si fanno le ripetizioni. Così? Esatto, questo? Cioè ti aiuti molto di gambe, sì. Di gluteo e di schiena. Però non serve molto. Ti fai male, cioè rischi okay. Di più di farti male, fai una fatica anomala e prendi molto meno il dorsale rispetto al carico che hai. Bello. Sì. Thank you.
posto. I pesi li puoi lasciare là, che tanto ci pensano gli altri a scaricare. Sì, sono famosi, basta. Ultimo esercizio di schiena, facciamo un pull down su panca a 45 al cavo alto. In questo esercizio il focus sarà sempre appunto il dorsale, dovremo sempre arrivare con la maniglia verso il nostro fianco appunto. Dovremo fare attenzione a non ruotarci, classico errore che si fa in questo movimento, perché ovviamente facendo così andremo ad allenare l'addominale e non invece il dorso. Come tanti fanno su TikTok. Ma a noi interessano gli addominali alla fine, per il fisico da spiaggia, Fede. Vai, facci vedere. Allora, senti, io non l'ho mai fatto, quindi fammi vedere. Un peso appoggiata. Allora, di prova, Vai. Perché almeno capisco il movimento. Mano appoggiata. Così. Busto dritto, ok. 90 gradi? Sì. Ok. Col gomito arrivi sempre vicino al fianco. Prima così? Prima di iniziare a tirare, abbassi la scapola al massimo. Così. Vai, tira. Ok. Qua con avambraccio e omero dovresti andare il più largo possibile. Ah, devo allargarmi? Sì, mentre tiri. Esatto. Poi quando la lasci su non rilasci totalmente la scapola, non perdi totalmente la spalla, ma la tieni sempre in tensione. Così? Esatto, mai rilasciare del tutto come facevamo prima per allenare l'upper back. Così, quindi uno. Con l'altra mano spingi attivamente verso la panca, spingi proprio. Ah, ho capito, urca. Perché ti dà più stabilità. E devo sentire qua, però questo? Sentire qua, sì. Ok. Okay. Dimmi tu, cioè se vedi che il movimento certo, ce l'ho, certo. Alzo. Vai. Il polso deve essere sempre? Sì, lì col cavo, sì. Così, sempre? Sì. Quando tiri, poni più enfasi nelle ultime tre dita. E infatti, teoricamente, la fascetta ti serve proprio a non perdere la presa, diciamo, non avendo, diciamo, contatto con pollice e indice. Quindi, scusami, così a... E poi così abbasso la scapola? La scapola rimane sempre bassa. Ovviamente quando sali un po' si alzerà, però non si rilascia mai del tutto, la tieni sempre in tensione. Penso di aver fatto 25 ripetizioni. Ok, sposta un filo più là la panca, sennò va in conflitto. Ok, col gomito pensa ad andare verso l'interno. Così. Non uscire, non andare verso l'esterno. Senza ruotare il busto, indietro. Senza ruotare il busto. Okay. Il busto non ruota, ti apri col petto mentre... Esatto, arrivo verso l'interno. È un movimento strano questo. Ok. È un lievemente circolare. Okay. A metà. Secondo me col pollice ti aiuta a tenerlo sopra per rendertela più stabile, così? Sì. La presa. Okay. Non ruotare col busto. Quindi così? Sì. Ok, scappa sempre bassa. Dai, quanto metto? Ma io farei fare all'ore, intanto ti riposi e poi ne fai una dopo. Vabbè. L'hai fatto te? Mi sento potente. L'hai mai fatto? Boh. No, così no. Vediamo. Coach, fai tuo. Stai dritto, col busto, non andare avanti. Pensa a tirare con più enfasi nelle ultime tre dita. Esatto, col pollice lì. Poi quando tiri, qua più ampio possibile. Cioè significa che devi andare più in basso che puoi col gomito. Più alto possibile in che senso? Più ampio possibile l'angolo tra braccio e avambraccio. Così? Meno. Ah, così? No. Ah, ok. Devi tirare in basso. Ok. Col gomito. Bassi la scapola quando tiri. Allora così è pesante. Provo a abbassare. Ma questo pesa, cioè. Pesa questo. Eh sì, se devo stare. Bello però. Non rilasciare mai del tutto la scapola quando
Ok. Eccentrica. Quelle cose tipo che vai un po' scappando. 20? Da oggi lo aggiungiamo alla scheda su esercizio? Ah, fighissimo, mi piace. Bello, bello, bello. No, esercizio sbloccato. Ottimo. Dai. Alzate laterali, panca a 45. Piccola differenza rispetto ad alzate laterali classiche in piedi che possiamo vedere sempre, perché avrà appunto un profilo di resistenza che sarà più appunto con focus in allungamento, ovvero la tensione sarà maggiore nella prima parte del movimento. Piccola differenza, fa bene alternare le varianti da state laterali durante la programmazione per avere uno stimolo completo. Ma è più faticoso? Sì, okay. Mi dispiace. Allora, no, vado, gira a soffrire. Ormai oggi siamo cambiati. Sapete, io anche le fascette quaresimali, perché sono in una fase di penitenza e okay, di sofferenza, okay. Per cui questo va bene. Sei sul fianco. Sì. E vai leggermente più avanti rispetto al fianco, non proprio laterale a te, così, ma più avanti. Vai. Non proprio laterale a te. Quindi, più avanti. Più avanti. Esatto. Gomito. Gomito che guarda dietro il muro dietro di te. Disteso? Ma dico gomito disteso. Leggermente. Sì. Esatto. Conta un botto quanto sai isolare, cioè se io mi impegno vado al sedimento con 10 ripetizioni anche con 4 kg. Okay. Conta niente il peso. Ah, bisogna proprio isolare il muscolo. E pensare te a contrarlo. Io l'ho fatto spalle, c'entra niente? Ieri hai fatto spalle? Sì, dire che sono già attive. Dovresti essere più stanco oggi se ieri. Teoricamente sì. Quindi ho fatto male spalle ieri, oppure sono veramente forte di spalle. No, cioè ti dico, cioè qua se te lo fai così, sì. O lo fai anche con una leggera inclinazione qua, se cambia 10 kg. Quindi, boh. Beh, l'importante è soffrire comunque. Sì, l'importante alla fine è quello. E il video potevi farlo con 12. At home.
ultimo esercizio, vediamo se il doc resiste. Proprio, cioè, un altro in più sarebbe stato fatale. Ma tu mi sei avremmo dovuto chiedere l'estrema unzione. E niente, shoulder press, quindi deltoide anteriore, andiamo ad allenarlo, l'ultima parte della spalla che non abbiamo allenato. E appunto facciamo, in questo caso, dovremo appunto cercare di tenere i gomiti chiusi, non totalmente larghi, per evitare problemi appunto alla spalla. E niente, ci focalizziamo su quello che è il deltoide anteriore. Ora mi hanno messo sto peso, non so neanche se sarò in grado, però ci proviamo. Vai! Rallentata, questa è la professionista. Ragazzi, oh, non si scherza. Anti-bodybuilder, cioè, mollerebbero subito le cente. Mica io mollo prima di te. Questo è lo spirito. Lo spirito. Il soccorso al corpo debole. L'allenamento è finito, ragazzi, andate in pace. Ma cosa ci fa un prete in palestra? Ma il problema è che io sonno, Fede, cazzo. Un'altra, però. Ho sempre sonno, porca puttana. Allora. Guarda chi ha fatto lo stato.